Di qui ci abbiamo questi americani, da questa parte ci abbiamo questa influenza fittizia, perché è proprio questo sistema deleterio di informazione che abbiamo, che ci riduce come paesuncolo in 84esima posizione, un sistema di informazione devastato. Ma devastato fino a un certo punto, perché io su tutti i giornali, le prime parole del giornale, ci sono i vescovi, c'è il Papa, ci sono queste cose sui dico, la famiglia e la pedofilia, e parlano anche di pedofilia i preti, parlano anche di pedofilia, che è una loro materia nella quale possono anche avere qualche piccola esperienza, per l'amor di Dio. Si stanno suicidando loro che erano i grandi comunicatori della storia, non riescono a comunicare perché la gente è contro, tutti siamo d'accordo di dire che va bene, sei per la famiglia tradizionale, la conservazione dei valori, sei il Papa, ma non devi così, perché se così, fermi, allora glieli possiamo rompere anche noi a loro. Tu ti inserisci nella mia politica, nello Stato laico, allora lo Stato laico si inserisce nello Stato del Vaticano. Facciamo un bel referendum per far sposare i preti, vaffanculo, via. Così quando parlano di famiglia sanno di che cosa parlano. Ma non li fanno sposare, ma non li faranno mai sposare, per una ragione di ereditarietà, non di evangelica, di fiscalità. Perché se il prete muore sposato, chi eredita è la moglie, non è il Vaticano, hai capito? Quindi bisogna fare molto attenzione. Io non ce l'ho con i preti. Per l'amor di Dio, cosa vuoi che dica un papa, un vescovo? Cosa volete che dica? La conservazione della famiglia, si rendono conto che si è dissolto tutto. E si sta dissolvendo tutto, ma qui parliamo di diritti, e allora di diritti, la coppia può fare la coppia, anche se non è tradizionalmente una famiglia. Io non lo so, presumo che sia un diritto, per l'amor di Dio. Ma la Costituzione dice una cosa. Quando tu fai una riforma sociale, devi avere una copertura finanziaria, se no sono balle. Tutta questa dei dico ci hanno fatto perdere, ci hanno messo questa cosa addosso come se fosse una priorità, forse per nascondere altre situazioni che sono latenti sotto, perché non frega un cazzo a nessuno. Ora, voglio dire, dico è un diritto, ma se non c'è la copertura finanziaria, mi spieghi come fa? Ve la spiego subito cos'è la copertura finanziaria. Se tu dopo 9 anni di convivenza acquisti questo rapporto di una famiglia normale con gli stessi diritti dopo 9 anni di convivenza, c'è il problema della pensione di reversibilità. La pensione di reversibilità noi non possiamo mantenerla perché il nostro welfare è già scarnificato, vuol dire che l'aspettativa di vita si allunga sempre di più, vuol dire che quando uno arriva a 80 anni che cosa fa? Si prende una badante polacca di 19 anni, se la mette lì e dopo 9 anni diventa la legittima erede della sua pensione. La moglie e i figli lo prendono nel culo e la polacchina si eredita la pensione dell'anziano, perché insomma se l'è anche guadagnata. Dopo i 65 anni si gocciola. E quando goccioli ti devono asciugare, bene, se la guadagna. E quando la polacca di 22 anni ha la pensione di reversibilità, che cosa fa? 22 anni, tu muori, lei prende la pensione e che cosa fa? Chiama la sua famiglia polacca e riunisce la sua famiglia e viene in Italia. Noi non abbiamo i soldi per sostenere la famiglia polacca che arriva qui. Come cazzo guardi? Sono qui, sono io quello lì. Sono io! Perché non mi credi? Sono io! 12 ore di televisione al giorno, lo vedete come vi riducete, parca tra... Sono quello lì, sono... Vi dico, sì. Dopo 9 anni tu hai questa... Basta che fai una raccomandata, questa è bellissima. Devi farti una... Vai al comune e ti fai una raccomandata da solo, perché è bellissima. Cioè, a casa tua, quindi devi farla e correre velocemente a casa, perché se non c'è nessuno non vale, il tuo rapporto non conta un cazzo. Uno mi ha scritto, mi ha detto, guardi Grillo, ho parlato col mio notaio, non riesce a capire, mi ha detto di rivolgermi a lei perché lei è un comico, e queste cose riesce a capire. Mi ha
Metto, io ho vissuto con Cinzia 9 anni, abbiamo avuto una bambina, poi ci siamo lasciati, sono stato con Margherita 11 anni, abbiamo una coppia di gemelli, adesso sono con Gianna da 9 anni e mezzo. A chi la mando la raccomandata? E certo, tromba di meno prima di tutto e fai triplice coppia. Allora, vieni là lì. Ho dei punti di ristoro, come gli autogrill in autostrada. Quando passo di lì mi dai qualcosa. Bene, allora, questo è un paese che è così. E questi qui che ci appaiono tutti i giorni in televisione, sui giornali, come ectoplasmi. E continuano a parlare. E continuano adesso, sta ritornando di nuovo lo psiconano. Io se penso che può crollare questo governo e che torni lo psiconano, che ormai si sta sciogliendo, non ci crede più nessuno. Cioè, casini, ma che cazzo è casino? L'UDC, l'Unione dei Carcerati, c'ha 12 condannati in via definitiva. Ma lì c'hanno in Sicilia, c'ha gente con l'ergastolo e viene a parlarmi della famiglia. Ma chi sono questi qui? Chi si sente rappresentato da uno così? Chi è rappresentato da chiunque oggi? C'è proprio uno scollamento, se siete qui a migliaia vuol dire che lo capite, io girando l'Italia siamo pieni di comitati, di associazioni, di piccoli partiti, di movimenti, di gente che si sdraia per la strada, che non vuole gli inceneritori, che non vuole il cemento, che non vuole autostrade, che non vuole bretelle. E questi qui di che cazzo parlano? Di che cosa parlano? Chi sono? Che senti è la voce di una massa di gente che non vuole più saperne della casta e avanza compatta gridando basta. Senti cosa dice? Andatevene a chi ruba, ti ammassa e così fa casa, a chi con le tue leggi fa mamma sei tutto a rappa. Ma tanti questa volta la tempesta non passa. Senti cosa dice? Andatevene a chi ti mappa e ridappa, mappa e stravappa, il messaggio l'hai capito, la parola che